Aumentano le speranze per gli azionisti che sono rimasti coinvolti nell'azzeramento delle azioni a seguito del commissariamento della banca Tercas. Migliaia di persone che hanno perso tutti i loro risparmi e che dal 2015 hanno avviato insieme a Federconsumatori una battaglia legale per chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti, pari all'intera somma investita, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Queste tre sono le ultime, ma ormai cominciamo ad essere almeno una decina di sentenze favorevoli, sia pure in primo grado. In secondo grado una soltanto è arrivata alla fine, sempre con parere favorevole. E poi ci si preparerà con molte probabilità alla Cassazione. Se parliamo di migliaia, parliamo di 3-4 mila che hanno partecipato al collocamento del 2006, del lontano 2006 della Tercas e hanno perso decine di milioni di euro nell'ambito di questo collocamento. E dopo diversi anni siamo riusciti a ottenere, come Federconsumatori di Teramo, grazie alle cause che abbiamo fatto, siamo riusciti a ottenere circa 10 sentenze che hanno dato ragione ai risparmiatori. Va anche specificato che per gli ex risparmiatori ed azionisti della banca Tercas che hanno perso tutto e in parte i propri risparmi investiti in quell'istituto, che anche per chi non ha fatto ricorso c'è ancora possibilità di battersi a livello legale per ottenere un risarcimento. È stata riconosciuta che la prescrizione decorre dal momento dell'azzeramento. Decorrendo dal momento dell'azzeramento c'è ancora tempo per fare cause fino al fine giugno 2024. Dunque, buone notizie secondo l'Associazione dei Consumatori dopo le ultime sentenze che hanno confermato il nuovo orientamento del Tribunale di Teramo in merito alla responsabilità della banca Tercas nella vendita delle proprie azioni a migliaia di risparmiatori abruzzesi. L'orientamento del Tribunale di Teramo è quello di riconoscere un risarcimento, comunque un rimborso a questi azionisti e personalmente sono doppiamente soddisfatto perché, oltre alla ovviamente soddisfazione professionale delle vittorie che stiamo ottenendo in tribunale, c'è anche la soddisfazione da cittadino di questa provincia perché le somme che erano state azzerate nel 2014 stanno tornando nelle tasche dei risparmiatori teramani.